quanto ci piacciono le nostre abitudini. Platone raccontava di alcuni uomini che erano rinchiusi nella caverna a guardare delle ombre, erano incatenati e a un certo punto uno di questi si libera dalle catene, prende, va fuori, esce dalla caverna, scopre il sole, tutto sorpreso ed entusiasta rientra nella caverna cercando di portare fuori anche gli altri, ma niente da fare. Gli altri addirittura volevano ribellarsi contro quest'uomo che aveva avuto l'ardire di uscire fuori dalla caverna e guardare qualcosa di estraneo e di sconosciuto. Questo proprio per dire quanto le abitudini ci rassicurano e quanto siamo legati al nostro orticello. Poi guardiamo l'orticello del vicino, la sua erba ci appare più verde, eppure niente da fare, restiamo ancorati alle nostre abitudini. E adesso, parlando di vino, si vanno a comprare gli spumanti in vista delle feste, in vista del Natale, e allora si guardano Franciacorta, Champagne, già tanto se si vanno a guardare Trento Doc, Alta Langa, oltre Po Pavese. Invece è interessante avere quel pizzico di curiosità che ci permette di guardare fuori da quello che conosciamo. E allora, girando un po' per l'Italia, precisamente nelle Marche, ho scoperto questa bottiglia. Questo è un metodo classico verdicchio dei Castelli di Jesi prodotto da Gianluca Mirizzi. Mirizzi ha già l'azienda Monte Cappone, la selezione Mirizzi rappresenta un po', diremmo, la punta di diamante, diciamo i prodotti di alta gamma. Beh, questo è un metodo classico prodotto con uno dei vitigni a bacca bianca sicuramente più importanti a livello nazionale, il verdicchio. Siamo nel cuore della produzione del verdicchio classico, Castelli di Jesi, e precisamente in un CRU nel comune di Monte Roberto. Questo è uno spumante metodo classico, quindi fa rifermentazione in bottiglia, affinamento per 10 mesi sulle fecce e presa di spuma per 24 mesi. Per me è stata davvero una gran bella scoperta. Colpisce subito per l'eleganza, un colore giallo-oro, per l'age fine, persistente, sentiamo il naso. Complesso, ricco di profumi, arriva subito la ginestra, in fin dei conti siamo nella regione di Giacomo Leopardi, e poi le note fruttate, la susina gialla, la pesca, gli agrumi, le note che ricordano la brezza marina, quindi la salsedine, mi richiamano proprio il mare. I profumi tipici di un metodo classico, che sono quelli della crosta di pane, del burro, della brioche, però ecco, questi profumi sfumano insieme agli altri, non sono dominanti e rispettano le sensazioni che dà un verdicchio. Sentiamo in bocca. Beh, certo, da un metodo classico Blanc de Blanc prodotto solo con uva a bacca bianca mi aspetto grande freschezza. L'aspettativa è rispettata, però questo è un metodo classico Blanc de Blanc davvero avvolgente, e quindi tornano tutte quelle belle sensazioni che abbiamo già sentito al naso, c'è un bel frutto, tornano quelle sensazioni che mi richiamano il mare, la freschezza c'è, ma in qualche modo mantiene un equilibrio con tutto il resto. Uno spumante davvero straordinario, è bello guardarsi intorno e non essere ancorati alle proprie abitudini, scoprire prodotti che non conosciamo, e le Marche sono davvero una gran bella sorpresa anche per quanto riguarda gli spumanti. Abbinamenti, uno spumante come questo è perfetto a tutto pasto, tutta una cena a base di pesce, dagli antipasti ai primi ai secondi, e ci metterei anche della carne bianca. Bene. Per questo video è tutto, noi ci vediamo al prossimo.